Si è conclusa con successo la rassegna cinematografica che Ravenna Festival ha dedicato al Tibet. Una serie di documentari realizzati da Ritu Sarin e Tenzin Sonam, coppia di registi impegnata nell'indagare la complessa realtà tibetana. E per l'ultima proiezione i due registi sono arrivati a Ravenna per incontrare il pubblico, un'occasione straordinaria per parlare di politica, di religione e per discutere degli innumerevoli stereotipi sul Tibet e sui tibetani. Yeah, I mean the thing is when we started making films about Tibet, one of the main focuses for us was to actually give the true picture. Quando abbiamo iniziato la nostra carriera di documentaristi, quello che volevamo era dare una corretta visione del Tibet, dipingere la realtà, perché sono veramente tanti gli stereotipi. Il più forte è quello che vede il Tibet come un luogo buddista, di calma e armonia. La realtà è invece molto più complessa ed è importante comunicarla nel modo più corretto possibile. Credo che l'Occidente ami idealizzare il Tibet. Quando parliamo con gli occidentali ci troviamo sempre davanti all'idea che il Tibet sia un luogo fuori dal tempo, una mitologica Shangri-La dove tutto è spirito, tutto è pace. I tibetani invece hanno problemi concreti, una precisa realtà politica che è complessa e va compresa bene per poterla affrontare. Ed è per questo che noi facciamo questo lavoro. La nostra città è candidata a essere capitale europea per la cultura. Quali, secondo voi, i requisiti per una candidatura di successo? Siamo a Ravenna per qualche giorno, è un luogo bellissimo con monumenti di straordinaria importanza storica. Di sicuro è la base ideale per essere una capitale della cultura. Ma quella che secondo me dovrebbe essere il requisito più importante per una città è la consapevolezza della propria multiculturalità, l'attenzione al fermento di razze e l'apertura alle mutazioni, al cambiamento. Questo è fondamentale se si vuole essere una capitale della cultura. It's wonderful for us to come here because we like the food. Per noi qui è una gran bella esperienza. Ci piace tutto, il cibo, la storia, la gente. È uno scambio molto istruttivo. Manuela Foiera per Ravenna Web TV.